tante gare ravvicinate, e corri la mattina e recupero il pomeriggio e la sera, l'integrità fisica potrebbe essere minata. Però al tempo stesso c'è il discorso che gestire una situazione del genere ritengo che non sia tanto semplice, tanto facile. Però con un po' di buona volontà, un po' di impegno si può fare. I più fortunati partono all'inizio e arrivano in fondo a questa serie di gare. Io fino all'inizio di questa mia avventura su alle 10 maratoni e 10 giorni alla Codorta non avevo fatto più di due gare consecutive in due giorni. Nel caso specifico ho un po' sclerato, esagerato, ecco. Però mi sto rendendo conto che, dico, diciamo nel mio modo di pensare, lo faccio una volta nella vita, poi si vedrà se rifarlo o meno. Ma io sono convinto che quando l'ho fatto quest'anno qui, questa volta qui, avanti che ci ripensi, forse in un'altra vita, tutto qua. La comunità di Colli sul Velino ha voglia di uscire allo scoperto, nel senso che è piena di grandi possibilità. Naturalmente noi amministrazione comunale facciamo non un discorso campanilistico, mai, ogni volta mi ripeto, ma perché è importante che applichiamo un'umiltà che forse il Santo Francesco ci ha lasciato, e diciamo che è la promozione del territorio. Il territorio inteso non nel Colli sul Velino, quindi quello che concerne il nostro piano regolatore, ma quello che è il territorio, cioè dire tutti i paesi limitrofi con tutte le eccellenze che abbiamo, perché veramente abbiamo delle eccellenze tali per cui potremmo ospitare turisti a non finire, che non si annoierebbero mai. È stata una gara che io pensavo di fare un allenamento, visto che sto preparando una maratona. Invece c'è il ragazzo qua e una ragazza che insomma abbiamo battagliato un bel po', e alla fine, diciamo, io non lo so, vecchio ottocentista più o meno, sono partito agli 800 metri in linea di massima, pur sapendo c'era lo strappetto qui, ho tenuto, insomma, eccomi qua. Però bella e bravo Felice che riesce a organizzare queste cose. Grande Felice, grande organizzazione, bello il percorso, ne vale la pena, ne vale proprio la pena di averlo fatto. Bella gara, abbastanza piana, una gara veloce, una gara bella a livello paesaggistico, tranquilla, aria pulita, gente sana, gente buona, è uno sport pulito. Complimenti a Felice, all'organizzazione, niente, viva lo sport, viva la salute, viva il Transmission.
proprio sbagliato a salva, sono pure scivolata. Contentissima, bel percorso, bel scenario, bello tutto. Bellissimo, da rifare e da consigliare. Felice di questi 26 quasi 27 chilometri. La gara è stata bella, molto assolata, però su un percorso diciamo favorevole, pianeggiante, tranne l'ultima parte. Quindi sono contento di me, sono contento dell'amatore ipotistica Terni e vabbè, io diciamo sono arrivato primo, ma penso eravamo in due, quindi però sono felice ugualmente, dai, felice per il gruppo e vi aspetto tutti alla maratona di San Valentino di febbraio, mi raccomando, ciao. Appena che la classifica è ufficiale inteso sono arrivati tutti gli atleti, viene gestito il file che poi viene mandato in sede che lo mettono online tendenzialmente nel pomeriggio pubblichiamo la foto che è sempre insomma tendenzialmente della maratona. E quindi siamo online e possiamo anche mettere, ma non in questa fase, possiamo anche mettere le classifiche mentre le persone stanno arrivando. Aggiorniamo in tempo reale le persone che arrivano, si possono già vedere sul sito la loro classifica e comunque ci abbiamo sempre il monitor, per cui già vedono dal monitor, poi si vedono già in classifica anche per i conoscenti che magari vogliono sapere gli atleti come sono arrivati, che posizione. Stare qui ore a parlare delle nostre tradizioni, come per esempio del nostro dialetto, di come si è sviluppato, di tutto quello che è successo in questo nostro territorio, che per esempio ha questa meraviglia che è la Villa d'Assio e che noi vogliamo continuare a valorizzare perché effettivamente merita come struttura che è ancora fuori terra e che quindi fa un'impressione, se uno la sera va a fare una passeggiata alla Villa d'Assio sembra che da un momento all'altro debba uscire fuori Cicerone e Quinto Asio che passeggiano, cioè c'è un'atmosfera magica. Dura con il tratto sull'Egba, percorso bellissimo all'interno della natura, bellissimo il Terminillo, si vede sullo sfondo, bello, veramente bello.